nuovamente Eurocup, Reggio Calabria nuovamente host per il secondo anno consecutivo. È un grande onore e una grande soddisfazione per la Reggio BIC. Eh sì, questa bella comunicazione è arrivata. Siamo contenti di ospitare nuovamente l'Eurocup per il secondo anno consecutivo. Maggiore soddisfazione, ci impegneremo ancora di più per dare il massimo, per far sì che tutte le squadre che saranno presenti a Reggio Calabria, sarà organizzato nei minimi dettagli in modo tale che tutte le squadre possano godere e godersi questo Eurocup. Quindi sono stracontenta e felice che anche per la seconda volta Reggio Calabria è stata chiamata come host per l'organizzazione dell'Eurocup 3. Coach Cugliandro dice che questa è la Reggio BIC più forte mai costruita, quindi cosa ci possiamo aspettare anche in Eurocup? Ecco, è una bellissima squadra che sto conoscendo, posso dire, confermo le parole del coach Gugliandro, spero di dare spettacolo e soprattutto conferma che Reggio Calabria ha i denti e la grinta per affrontare qualsiasi tipo di campionato o manifestazione o torneo che si viene a svolgere e quindi Reggio sempre c'è e lo dimostrerà sempre. Passando invece al campionato, messa in archivio la prima gara contro Brientea, una bellissima gara dove la Reggio BIC ha dato dimostrazione della sua tenacia. La seconda gara, d'esordio in casa, si vince contro una squadra di alta classifica. Che gara hai visto tu? Contro Sassari, una bellissima partita dove veramente rispetto alla prima di campionato, che ancora non ci conoscevamo dal punto di vista squadra in campo contro avversari diversi che non fossimo noi stessi, hanno dimostrato di avere coraggio, adrenalina e soprattutto di essere consapevoli di stare in un campo dove è un campionato praticamente abbastanza fisico, rispetto ad alcuni che provenienti da diversi posti del mondo, si gioca di differentemente. Quindi hanno dimostrato di saper tenere testa e la vittoria che è arrivata era, inaspettata e soprattutto grazie, è stato bellissimo, una bellissima veramente emozione di questa partita che ci voleva proprio di questa vittoria. Siete stati ospiti dal presidente della regione Occhiuto, che ha conosciuto questa realtà sportiva ormai sul campo da tanti anni, e da 5 anni in Serie A. E è stata una forte emozione, anche perché comunque è stato invitato a presenziare all'Eurocup o anche a una partita di campionato. Sì, ieri abbiamo conosciuto il presidente della Regione Calabria Occhiuto, è stato un piacere veramente conoscerlo sia personalmente ma anche a livello di squadra, perché vuol dire anche che la Regione Calabria ci segue e capisce anche l'importanza di fare del sociale nel territorio calabrese, essendo anche l'unica squadra del sud, ha dimostrato che anche da lontano con i suoi impegni lavorativi ci segue e ci ha definiti. I campioni della buona Calabria, l'esempio della buona Calabria. Quindi per noi è stato un onore e un piacere ricevere questo ringraziamento da parte sua e lo aspettiamo con grande entusiasmo alle nostre partite, non solo una, o all'Eurocup, ma all'intero campionato e anche all'Eurocup.